partendo da un'idea molto semplice, se vuoi, in realtà complicata, che è quella della metamorfosi. Quindi partendo veramente dai racconti di Ovidio e fino ad arrivare a quella che è stata la folgorazione di una mostra vista a New York, di un artista che si chiama Katie Rutenberg, e poi ho scoperto anche lei lavorare appunto sulla metamorfosi, dove rappresenta in ceramica queste donne con degli abiti tridimensionali, super lavorati, super articolati, che raccontano storie. Che mi hanno colpito sono due: il mito di Daphne che si trasforma appunto in albero di alloro e il mito di Arachne che viene trasformata in ragno. Quindi le foglie, i fili, i contrasti e soprattutto appunto i contrasti. La cosa che mi interessava è questa dicotomia, cioè dietro c'è un altro mondo, e così come queste fanciulle con il make-up di Tom Pichot e con invece le acconciature di Eugene, dove sono assolutamente super classiche davanti e dietro hanno questi dread super attorcigliati, quasi grovigli che trovano in questo giardino che andranno a scoprire. Questa donna che nasce in un modo, poi vedrete man mano procede, si trasforma, viene contaminata, ci sono degli innesti letteralmente nella collezione di cose che trasformano questa donna che ha un cocktail, se vuoi, romantico, un po' couture, e quindi la plastica inizia a intervenire. Vedrete nel finalissimo questa metamorfosi vera e propria di questa donna, perché ci saranno solo abiti che sono interamente realizzati a mano, quindi dipinti e ricamati, e sono pezzi unici che raccontano appunto questo cambiamento. Per me è stato semplicissimo, normale, naturale raccontare storie negli abiti, come così fa un pittore con la tela, come fa un artista, uno scrittore con un foglio. L'abito diventa veramente oggetto di racconto.